dovremmo sentire il bisogno di poterci prendere cura di coloro che il Signore ci mette davanti a noi. Dio benedica l'opera che ogni credente svolge nella sua famiglia, nella sua casa, perché è davvero preziosa. Il frutto forse noi non lo scorgiamo, ma al momento opportuno si manifesta. Inculca la parola del Signore a tuo figlio. Fallo quando è il momento accettevole, quando lo puoi fare, perché poi potrebbe essere molto tardi. E quella legge non si dipartirà mai dal suo cuore, dalla sua mente. Però non siamo noi che rendiamo forti, spiritualmente parlando, i nostri figli, ma la parola di Dio sì. Quando abbiamo aperto la porta del nostro cuore a Cristo Gesù, l'abbiamo fatto entrare. Quante cose il Signore da quel giorno ci ha mostrato, tante cose che non vanno nella nostra vita, nella nostra casa, tante cose che debbano essere messe in ordine. A volte noi siamo superficiali, distratti nelle cose, ma Dio è attento, perché Gesù non si ferma solo a constatare la gravità o la non gravità della situazione, ma Gesù è pronto a risolvere quel problema. Gesù è colui che sa, che conosce ogni cosa, e il suo sguardo non è quello di colui che è pronto a giudicare e a giustiziare, ma uno sguardo di compassione, uno sguardo d'amore. Pensiamo che ci sono cose più eclatanti, più urgenti, che debbano essere risolte. E invece la parola di Dio ci avverte che sono le piccole mosche che fanno impudidire l'olio del profumiere. La parola di Dio ci insegna che basta un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta. La parola di Dio ci insegna che dobbiamo permettere che lo sguardo di Cristo investighi il nostro cuore. Gesù è colui che non solo constata il bisogno, ma che è pronto a intervenire. I problemi non sono solo al di fuori della nostra vita, i problemi non sono solo intorno a noi. A volte si nascondono proprio nel nostro cuore. È lì che abbiamo bisogno di far entrare Gesù.